Ciao ragazzi e ben ritornati sul canale. Allora, è uscita la demo di Layers of Fear. Non ho ancora capito bene se si tratta di un remake, di un reboot, di un sequel. Questa cosa proprio non l'ho capita bene, perché ricordo l'annuncio del gioco, ma non ho indagato su cosa trattasse, ecco. My palate was sated, nostrils stimulated, standing venerated. And one day, you took everything away but shame and pain. L'inizio è molto bello, eh? I'm still not sure what game you're playing, but I'm back. Ah, è un sequel allora? I'm taking what's mine. Storia della scrittrice, capitolo 1. Ok. Va bene, a quanto pare è un sequel. It made me think of your poem. Congratulations. Va bene. Ok. Come faccio ad aprire? Ah, così, ok. Dear, congratulations once again on winning our competition. Let us repeat, your submission astonished us, and we are delighted to welcome you in our hermitage. Make yourself at home. The whole lighthouse is at your disposal. Va bene. Quindi, ripeto, siamo una scrittrice. Questa è chiusa. Hello? I received the word that you came to the lighthouse. You find everything to your liking. Well, that was fast. Yeah, I'm here. I'm very pleased to hear it. Now, are you writing? What? You must understand, Mrs. It is imperative that you start your work as soon as possible. I will remind you that you signed a contract. It is very specific on the timeline. I would advise you abide by it. Goodbye.
Va bene, dobbiamo scrivere. That was a conversation I was too sober for. È tutto ambientato in questo faro, che è casa nostra. Tutto chiuso. Whole lighthouse is at your disposal. My Infatti, ass. È tutto chiuso. Allora, devo tranquillizzarmi perché i primi minuti di gioco, si sa, sono tranquilli, ovviamente. Non succederà assolutamente niente. Posso? Ma serio non posso scavalcare qua? Sto... No, vabbè. E torniamo qua, nella nostra stanza e boh. Ah, vedi. Ma che schifo, ci sono le pantegane qua. Vabbè, così. Ok. Che è successo? Mi sa che cominciamo subito. Allora, dovete sapere che il primo Layers of Fear parlava della storia di questo artista che praticamente era impazzito e quindi noi dovevamo in un certo senso viaggiare all'interno della sua mente. Ah, grazie. Non ditemi che questo gioco riprende la storia dell'artista, perché non mi dispiacerebbe affatto. Sì. Sì. Riprende la storia dell'artista, sì. Potrebbe essere che i suoi quadri siano maledetti, in qualche modo. Io mi aspetto jumpscare ovunque. Might as well make some good use of the phone while I'm here. Va bene, usiamo il telefono. Hi, darling. I'm calling to let you know I'm here. Can you believe the agency already called to see if I was working? That's insane. Did you at least have time to settle in a bit? How's the lighthouse? Inspiring? Spooky? Haunted? All of Le ultime due sì. I was just looking around and it's certainly something. How are you? Do the meds work? Don't you worry about me, Mama. This is your time to do your work. To live your life. Well, maybe you're right. I should probably get to it then. Bye, son. Love you. Love you too, Mama. Okay.
sì. Sì, sì. Come? Aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Non è che questa scrittrice è l'autrice della storia dell'artista? Chissà che è così, eh? Moths drawn to the fire between them. No matter if it the flame was desire, despair, or hate. No, this is private. È un diario. I hereby resign from service as maid in house. Non ci posso credere, è la casa. Questa è la casa dell'artista. I casi sono due. O questa scrittrice, appunto, è l'autrice della storia dell'artista, oppure si sta ispirando a fatti realmente accaduti per scrivere il suo libro. Anche se la seconda mi sembra un po' improbabile. Ah, già che questo artista era anche ammalato. Allora, devo dire che è molto più inquietante l'atmosfera, rispetto al primo. Più buia, più d'effetto. Oh, stop looking at me like that. Ah sì, lui era uno che beveva. Ora mi ricordo. Nothing. They're getting smart. Potrebbe essere un ritorno alle origini del gioco di Layers of Fear. Che ci sta, eh? Oh, porca miseria. Ok, non c'è nessuno. Mamma mia, è tutto più... Ok. Ah, questo me lo ricordo, il quadro che prende fuoco. Just bought us a dog. Aww. Bravo ragazzo. Questa sedia me la ricordo. Sì.
Ok, non mi devo girare. Io non mi giro. È un pezzo di tela. Io col cavolo che mi giro. Mi devo girare per forza. Ah! Nel primo gioco avevo proprio la sedia dietro la schiena. Magari hanno cambiato qualcosa. Non lo so. Comunque che brutta sta sedia. Green calms your nerves, you said. Is this the right door for me? Mi sa che sto andando nella direzione sbagliata, però non mi importa. Questa deve essere la moglie. La porta che si chiude da sola. Devo insistere. Ok. Ah, i corridoi piace cambiare. Questo gioco è tutto basato sui jumpscare. Ah, qua c'è. Ok. No need to fight the darkness. È una fiamma ossidrica questa. Almeno sembrerebbe. Sedia. Ok. Ah, va bene, devo mettere delle candele lì. Ecco l'altra. Sì, è diverso. Questo Leia Sofia è diverso. È sempre la storia dell'artista, ma un po' diversa. Quella bambola non mi piace. I never wanted it to come to that. But here we are. I will protect myself. Quanto è brutta! Oh mio Dio! Mamma mia che brutto! Mamma mia che cacchio è sto coso! Grazie, questa prendo io. Since my last letter, things only got worse. Yesterday a stool. A cup stuck to a kitchen table. We need new servants. These people are so lazy. It's like nobody wants to work anymore. Mamma mia, il rumore di sottofondo. Ma quindi dobbiamo combattere delle creature strane con la lanterna? Mi fa pensare questo. Ok.
L'elemento della lanterna è completamente nuovo, eh. Nel primo non c'era. Ass up today. I'm resigning from work at this house. I think I don't have to explain reasons. You know how life in this house looks. If I could give you some advice, think about being more understanding and a bit nicer to future servants. I'm done. I'll do it myself. Keeping the house from breaking apart can't be that hard. Beh, guarda, una casa del genere ha bisogno di domestici. Questa è chiusa. I thought it would be harder. It should be harder. Bones shouldn't break so easily. Sì, era un po' pazzo, insomma. Ok. Salve. Sto per morire? Seguiamo la strisciata. Oh, ma guarda. Questo me lo ricordo. Devo prendere questo e suonare lo spartito. Così torna tutto normale. Sì, ma devo mettere il disco. Ah, ecco. Stessa musica. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. It cannot be undone. I needed to remove the flesh from the bone.
At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Sì, praticamente era talmente pazzo che utilizzava le ossa per fare i colori. Come composto per fare i colori. Nel passato, per esempio, gli artisti utilizzavano l'uovo per fare certe tinte. Odio anche adesso, perso solo, te lo meriti, una tomba per te, finiscilo. Qua c'è l'osso. He simply wasn't enough. Facile da dimenticare. He comes to me at the bottom of the bottle. The horned master of cubism. We drink to the fall of reality. Till the shapes sharpen. And I cut myself on the rectangular, infinitely straight edges of my glass. And he retreats to his nest in the iris of my left eye. Scusatemi, ma sembrava una scoreggia. Comunque sto capendo com'è questo gioco. È praticamente un reboot. Un rifacimento di Layers of Fear. Del primo. La cosa non mi dispiace, però lo dico qui adesso. Io il gioco non lo prenderò molto probabilmente. Ok, oh. Cosa cazzo è quello? Oh mio Dio. Salve signora. Ma ci sono anche i mostri. What? Ma è fighissimo! No, così è molto più figo il gioco. Oh, è veloce la vecchia, eh? No, ma... Purtroppo sto qua, è zoppo e quindi non cammina veloce. Mi sto perdendo.
Ah, serve per girargli intorno. Dove cazzo? Mi sa che l'ho persa. Ah no. Stavo semplicemente andando nella direzione sbagliata. Sta più dietro di me, porca puttazza. Ah, mi sto perdendo, ragazzi. Io mi sto leggermente innervosendo. Purtroppo lei è soffiere così, Ecco l'altra ruota. Ah no, mia signora bella. Lei di sicuro non mi fermerà. E mo? Come faccio a tornare indietro? Sì, ma non corri, ciccio, tu non corri. Dai, devo spingere proprio il tasto. Ma tanto. Dove devo andare? Allora, se non c'è lei, vuol dire che sto andando nella direzione sbagliata. Ah, non devo tenere premuto. Allora, se non devo andare di lì, devo andare forse di qua. Sai che hai rotto leggermente. Ah no, non è lì. È questo il problema, non si capisce dove devo andare. Oh, signora. Oh, cos'è? Hai preso lo sprint? No, qua sto girando letteralmente in tondo. Devo tornare di là. Salve. Brucia vecchia. Allora, sono agitata e quindi non riesco a concentrarmi. Ma sta diventando più veloce o sbaglio, sta qua? Io sono una scema. Fatto. Questa rivisitazione di Leo Sofia mi piace. Mi piace. Grazie per aver giocato la demo di Layers of Fear. Speriamo che ti sia piaciuta e non vediamo l'ora di conoscere la tua opinione. Continua a seguirci per avere altre dosi di follia. Torna al menu. Allora, ripeto, è una rivisitazione del primo Layers of Fear in chiave molto più horror, perché il primo non era tanto horror, faceva paura, sì, ma perché metteva tensione. Questa cosa della vecchia che ti insegue non c'era. C'era magari qualche jumpscare della moglie che magari tu aprivi la porta, te la trovavi davanti, ma non è che ti aggrediva. Tu giocavi tranquillamente. Il gioco era basato sulla tensione, sull'ansia. Non c'erano mostri. Ogni tanto appariva qualcosa e ti spaventava, tutto lì. Qua invece sembra quasi che abbiano aggiunto una componente più horror con questi nemici che ti inseguono. Per il momento abbiamo visto questa vecchia, ma potrebbero esserci altri tipi di, appunto, nemici. Mi è piaciuta la demo, molto carina, però ripeto, io il gioco mi sa che non lo prendo. Devo pensarci un attimo, non penso che lo prenderò. Perché se è come il primo, dal punto di vista della storia parlo, non di quello che hanno aggiunto, perché magari la storia è sempre la stessa, ma hanno aggiunto qualcosina in più. Vabbè, non lo so. Comunque, ragazzi, io ripeto, carino, molto carina questa demo. Io come sempre vi ringrazio della visione e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!